il benvenuto alla nostra ospite, alla quale il Torino Film Fest dedica un omaggio. Approfittate, vedete anche gli altri film della nostra ospite. E quindi benvenuta a Teona Strugar Mitevska, spero aver detto bene il secondo cognome, altrimenti Teona mi perdonerà. E accompagna non solo gli altri suoi film, ma anche un film, il suo ultimo film, che è Dio e Donna, e il suo nome è Petrunia, che è stato uno dei film evento dell'ultimo festival di Berlino, che arriverà nelle nostre sale il 12 dicembre. No, che giorno è? Non ho capito. Si chiama Petrunia, sì, ok, ho letto che ho sbagliato, va bene, d'accordo. È il 12 dicembre, sto chiedendo conferma. Il 12 dicembre arriva nelle sale italiane, grazie alla Teodora, e quindi siamo molto felici che poi il pubblico italiano possa vedere il film di Teona. Dio e Donna, e si chiama, ho corretto quello che c'era scritto, Petrunia. Teona, se non ricordo male, nei titoli di testa, Petrunia, questo è il titolo italiano, nei titoli di testa c'è un riferimento a una... Il film è ispirato a una storia vera? O mi confondo con un altro tuo film? Mi pare che ci sia questo elemento. Ci vuoi raccontare che cosa è accaduto nella storia vera, insomma? E che cosa ti ha colpito per poi poterne fare un film? Yes, it is true. It is a real story. We did not make up for marketing purposes. In 5 years ago, a woman jumped across in the same town where we shot the film, caught the cross, and then refused to return it. You can go on. I can go on. Okay. My sister, who is the producer, we work together, and also she's the journalist in the film. She read. So she saw the story in the news, and she said, "Okay, let's do something about it." Labina, she has a good nose she feels. What was interesting when the actual event with this woman happened is that. We were sort of frustrated with the medias, how the Macedonian journalist reacted to her act. Basically, nobody talked about what she did, why she did, and she was very clear. Basically, she kept the cross, she kept it, and she refused to give it back. And at one moment, she gave an interview for the local television where she said, "I swam faster than all of you men. Don't I also, as a woman, have the right to be happy?" So it was very clear her act. Yes, the Macedonian media, the way they reported in the news was as a funny story, you know, in the yellow section of the newspaper. A woman jumped for the cross, ha ha ha, what a funny thing she did. So when me and Labina read the story, we said, okay, if the medias don't speak about what it meant, her act, let's make a film about it and maybe start a conversation. Sì, esatto, è proprio così, è una storia vera, non abbiamo inventato alcunché per ragioni di marketing. Effettivamente 5 anni fa, nello stesso paese dove abbiamo girato il film, una donna si è buttata nel fiume e è riuscita a prendere la croce, che è una tradizione appunto ortodossa, e si è rifiutata di restituirla al Pope. Quando mia sorella Labina, che è produttrice del film, nonché recita all'interno del film stesso, interpreta la giornalista, ha letto questa notizia sui quotidiani, è rimasta un po' stupita da come i quotidiani e i media riportavano la notizia stessa. E è venuta da me e mi ha detto: "Guarda, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo raccontarla." E devo dire che mia sorella Lavina ha veramente naso per queste cose. Quindi questa frustrazione è risultata nel nostro lavoro sul film stesso.
perché ci siamo stupiti da come i media avevano presentato la notizia. Lei aveva dato una intervista ad una televisione locale dicendo: ma insomma, io ho nuotato più velocemente dei maschi, ho preso la croce, ho diritto anch'io come donna ad essere felice, io questa croce me la tengo. Quindi i media, che avevano presentato la notizia in maniera quasi ridicola, quasi come una cosa cronachistica di colore, abbiamo pensato: bene, dobbiamo far parlare i media in un'altra maniera, facciamo partire la conversazione su questo aspetto. After all, it is Ken Loach who says cinema can be and is a weapon. Can be a weapon. Yeah. Ed è proprio Ken Loach che ci dice: il cinema può essere un'arma. Dunque, un'arma che non, per fortuna, non uccide nessuno, ma che colpisce l'intelligenza degli spettatori, come in questo caso. Come accennava Teona, la storia viene raccontata dai media macedoni, e forse sarebbe accaduta la stessa cosa in Italia o in Francia, come una storia di coloro, una storia buffa. E il film comincia, no, con un tono molto, molto lieve, e poi diventa sempre più serio, più profondo. Nel film probabilmente lo avete già visto, quindi dico delle cose, le dico per chi non l'avesse visto. Ci sono molti temi, no, che riguardano la discriminazione, sicuramente, nei confronti delle donne. C'è il rapporto con la religione, c'è il meccanismo dei media, e ci sono poi tutta una serie di altre cose, non voglio minimamente fare la recensione. E poi dopo passo subito a un collega per una domanda. Teona, quanto è stato articolato e complesso tenere in equilibrio questi temi, facendo un film che riesce a intrattenere lo spettatore senza poi essere un film pedagogico o che vuole insegnare a qualcuno qualcosa? Thank you. Well, I believe cinema, in each film I make, for me it's important to pose the questions, to start a debate, to provoke. I love to provoke, to attack difficult issues, taboos, but I think it is very important not to be preachy. Because the moment you start being preachy, you take a stand of superiority. And who am I? On the end, I'm just a filmmaker. I only talk about issues that concern me deeply. Paint the world that surrounds me, and I try to, as I said, start the conversation. The balance. You know, cinema is not one person. Yes, Teona Strugar-Mitevska, she's director of this film, but there's the beauty of the cinematic form is the collaboration. So I have most amazing collaborators. And here, I'm not talking about just actors, I'm talking about director of photography and producers, production designers, and most importantly, the screenwriter. I have an amazing screenwriter, a woman, Elma Tata Ragic. She's from Bosnia. And to tell you the truth, she's my balance. I can be personally. I've write scene. We write together. I've write scene, and I can be quite excessive and hysterical. And then Elma comes, and she goes, no, 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 no. So she is very good in harmonizing things. And yes, no, not overwhelming, and not, as you said, being too preachy. So yes, I'm happy you say that we have reached a certain balance in terms of managing to attack so many issues, important issues. But you must keep in mind that, you know, I grew up in Macedonia, I grew up in Balkan, and this story, it is so close to me. So most of the crew of the film, of my collaborators, are women. This story, it talks about us.
on one level or another, we are all Petrunias, or we would like to be Petrunia. Io credo che il cinema, e quindi in tutti i miei film seguo questa regola, debba porre delle domande, debba porre dei problemi, delle istanze, debba dare inizio e provocare il dibattito. Io adoro, amo provocare. Bisogna quindi affrontare temi difficili, problematiche difficili, i tabù, ma senza avere quell'approccio così pedante e così da predicatore che impone la sua lettura, perché in questo caso altrimenti si prenderebbe una posizione di superiorità su quello che si vuole trasmettere. E io chi sono per essere e considerarmi superiore? Io sono soltanto una cineasta, una regista che vuole parlare di cose che la preoccupano e vuole affrontare questi temi che sono molto profondi in maniera profonda. Quindi intendo dipingere una tela del mondo che vedo a fianco a me, circostante. E tutto questo lo faccio per stimolare un dibattito. E grazie per questo commento sull'equilibrio che mi hai fatto. Effettivamente il mio lavoro di regista non lo svolgo da sola, non c'è una persona sola che realizza il film, è un mondo, una squadra di collaboratori, sono tutti estremamente importanti, a partire dagli attori, ma andando fino al direttore della fotografia, ai produttori, la scenografia, e la mia co-sceneggiatrice è una donna, appunto, ed è importantissimo il lavoro che svolgo con lei, anche perché Ela Tataravic, bosniaca, è, diciamo, la mia fonte di equilibrio. Scriviamo insieme e infatti nel momento in cui io sono forse eccessiva, quasi rasento l'isteria, lei riesce a riportare le cose in equilibrio, ad armonizzare il tutto, a togliere quello che è ridondante senza fare sermoni, appunto. Ancora rispetto all'equilibrio, è importante affrontare tematiche che abbiamo davanti agli occhi, e queste tematiche, essendo io macedone, quindi cresciuta in Macedonia, nella regione dei Balcani, affronto temi che mi sono vicini, e questa storia a me è davvero molto molto vicina. E quindi questo film parla di noi, e tante delle mie collaboratrici sono donne, e siamo tutte Petrunia. C'era una domanda da parte di Francesco Gallo. Ti hanno portato il microfono, sì, Francesco. Credo che sia acceso. È acceso? Sì. Sì. No, intanto complimenti per il film. Poi volevo chiederle, c'è un elemento nel film che forse può sembrare minore, invece secondo me è fondamentale, che la protagonista non è bella. E questa cosa è una cosa che un po' si aggiunge al fatto di essere una donna e poi non è neppure bella. Mi sembra che anche la madre in qualche modo c'è un atteggiamento critico verso questa figlia che a 32 anni non ha trovato marito nel lavoro. Volevo capire questo elemento, quanto ha pesato nel film. I will answer this question as a woman. Rispondo alla domanda da donna. A woman doesn't need to be like this in order to be beautiful. Petrunia Zorica Nusheva, she's extremely beautiful. Her face is so radiant. My idea is, why do we have to always use the same ideas of what a beauty is? We live in an amazing moment where we are redefining beauty. And this story is not only about redefining beauty, it is about looking around and showing the diversity of the world. So I did not choose Zorica because of her physical attributes.
I met her during a casting and I fell in love with her. I fell in love with her internal strength, quiet strength that, well, quiet strength, very important, because I felt that Petrunia needs to have this as a character, something I personally don't have. Then we changed the script to fit more her personality, and we added certain elements of the mother, as you said, who doesn't approve because the mother doesn't know anything better. But yes, again, to answer, Petrunia Zurica Nusheva, it is extremely beautiful woman, and it's about time to go in this direction, in all domains of art. Sorry, I got a little bit excited. Allora, per me, appunto, per rispondere, devo dire che non è il fatto che una donna sia tutte curve o formosa che la rende bella una donna. Petrunia è una donna bellissima. L'attrice che l'ha interpretata, Zorica, è veramente radiosa nella sua bellezza. E, l'idea è anche questa, quella che mi sono posta, perché abbiamo sempre questa fissità con la bellezza. Dobbiamo vivere questo momento straordinario che è quello attuale. Abbiamo la possibilità di trovare la bellezza in tantissimi ambiti che abbiamo attorno a noi e la possiamo ridefinire in questo momento preciso. Basta guardarsi intorno per notare e per mostrare la diversità del mondo stesso. Quindi io non ho scelto Zorica perché interpretasse il personaggio di Petrunia per il suo aspetto fisico. L'ho conosciuta nel corso di un casting e mi sono letteralmente innamorata di lei perché aveva proprio dentro di sé una forza silenziosa e avevo bisogno che Petrunia proprio dimostrasse a noi e al pubblico questa forza silenziosa, che è una qualità che io per esempio non ho assolutamente. Nel momento in cui poi l'abbiamo scelta, abbiamo modificato alcuni aspetti della sceneggiatura affinché si adattassero meglio alla sua personalità e abbiamo nella fase di montaggio modificato alcuni aspetti della mamma che, come appunto ha notato correttamente, non approva totalmente la figlia. Però appunto siamo in un momento che ci permette di scegliere di andare e seguire direzioni diverse. Complimenti intanto per il film, l'avevo visto a Berlino e mi aveva colpito immediatamente, come molti di noi critici e giornalisti. E io vorrei che approfondisse un po' l'aspetto religioso, perché la posizione della donna in molte religioni tradizionali, diciamo, tranne forse nel protestantesimo, dove sono stati fatti dei passi significativi perché ci sono donne pastore e non c'è una differenza tra uomo e donna, ma diciamo in tutte le religioni, le principali religioni, le donne non accedono a incarichi di potere, non hanno, diciamo, sono defilate, sono in una posizione secondaria, cosa che non c'è nelle scritture, diciamo, a cui le religioni si ispirano, quindi è una sovrapposizione di tipo storico e culturale, ma non nasce, diciamo, da una verità rivelata. Dio potrebbe benissimo essere donna, non lo sappiamo. Quindi ecco, mi piacerebbe che approfondisse un po' la riflessione su questo argomento, che è un argomento in realtà molto importante dal punto di vista anche politico e culturale. I usually write the title before the script, and actually when we heard the story, first came the title, and God exists, her name is Petrunia, and the idea behind this title comes from my childhood. Growing up, I never understood why God is a man. And today, when I'm grown up, I don't even, I
I understand it even less. Why does God need to have a gender? So I will tell you very quickly a very short story that is not about this film, but an experience I had with a very important Italian cardinal in Rome. So I was doing documentary about Mother Teresa. She comes from Skopje. She's Albanian from Skopje. It was not about her. It was sort of Teresa and I. It was about women within the Catholic religion. So I had a meeting with the main cardinal of the, I think, St. Peter's church, and amazing man. So we have an interview, we have the most beautiful discussion about theology, about life, about future, and I got at one moment, I got so excited talking to him, I looked at him, and I said to him, oh, it's so wonderful to speak to you. When I speak to you like this, I'm certain that in next 15 years we will have a Pope, as head of the Catholic Church. I swear to you, at this moment, the interview was finished. And he started his dogmatic talk. Woman is the base, she is the mother. Yes, she is the mother, so she cannot have a leading position, I ask. She said, no, because her position and blah, blah, blah. So, yes, it is a big issue. For me, I can't, as you say, it is not written in the scriptures, but it is practiced. It is about power. You know, on the end, it is about male dominance and it is about power. I'm not saying let's start a revolution about this, but let's discuss and sort of we have to fight for, we as women, we must fight for our place within our society as well within the religion. And what is interesting, as Western Europeans, I find it quite interesting that we are so easy to judge Islam and et cetera, yet not too often we speak about what is happening at home, about our own conditions and our own prejudices. So, well, this is in a way also part of this story. Prima di approcciare la sceneggiatura io scrivo sempre il titolo del film, e appunto il titolo di questo film è God Exists, Her Name is Petrunia, Dio esiste, il suo nome è Petrunia, tradotto letteralmente. Ed è una cosa che mi porto dietro dalla mia infanzia, poiché non ho mai capito perché Dio doveva essere un uomo. Ed è attualmente una cosa che ancora non capisco e mi chiedo, lo capisco anche meno infatti, ma perché Dio deve essere un uomo e non una donna? E per andare più in profondità, per spiegarvi questa ottica, vi racconto una storia che è successa quando giravo un film documentario su Madre Teresa e il rapporto con le donne all'interno della Chiesa cattolica, della religione cattolica. Ebbene, per preparare quel documentario ho incontrato un cardinale a Roma, ci siamo incontrati a San Pietro ed è stata una conversazione davvero straordinaria. Abbiamo toccato dei punti veramente altissimi, abbiamo parlato di teologia, della vita, del futuro e nel momento in cui appunto questa conversazione aveva luogo, io ero emozionatissima e gliel'ho anche detto, gli ho detto guardi, parlare con lei è davvero straordinario, è un'esperienza meravigliosa e se questa è la realtà, ebbene possiamo aspettarci che magari fra 50 anni ci sarà una papessa.
a quel punto a capo della Chiesa Cattolica, e a quel punto l'intervista si è interrotta, non abbiamo potuto più proseguire il nostro dialogo. E ha cominciato a dire: beh, ma le donne sono alla base della nostra vita, del nostro futuro, sono delle madri. E io gli ho detto: sì, ma allora questo che cosa implica? No, ma è una posizione di grande rilievo, e sul fatto che le donne siano madri noi dobbiamo fare in modo che siano portatrici di vita, eccetera eccetera. Quindi insomma, questo per dirvi che, come ha ben detto, pur nelle scritture non essendo assolutamente mai menzionato il fatto che le donne non possano avere ruoli di rilievo, nella pratica effettivamente le donne non hanno alcun potere. È una questione di, appunto, dominazione maschile, di potere maschile. Quindi non dico che dobbiamo fare una rivoluzione, ma dico che è una cosa che va dibattuta, che va discussa. Noi donne abbiamo il diritto di lottare per il nostro posto nella nostra società, anche nella società religiosa. E poi l'ultima cosa che volevo aggiungere: come europei dell'Occidente, ebbene, molto spesso noi ci troviamo nella posizione di giudicare quello che avviene all'interno del mondo islamico, ma non guardiamo mai né parliamo a quelle che sono le nostre condizioni di vita e dei pregiudizi che sopportiamo. E dunque, ecco la storia e il film. Allora, le nostre regine del tempo ci consentono solo una domanda, sì. Fabio, quindi ti chiedo scusa. Sono Fabrizio. Perché poi abbiamo... No, è l'ultima, no, si era prenotato, scusami, il collega. No, scusami. E dopo intanto c'è la conferenza stampa della giuria, Teona fa parte della giuria, quindi ci può essere... Prego, sintetica la domanda, prego. Grazie. Dopo aver parlato di donne e di religione, c'è anche un aspetto che è il legame un po' oscuro tra istituzioni, Stato e religione. Una cosa che qui in Italia fino a poco tempo fa era abbastanza separata, se non nella storia, non mi dilungo. Comunque adesso si vedono politici che baciano i crocifissi, non eravamo abituati a questo. Lì nel film, nel tuo film, c'è questo legame oscuro che è un po' impressionante, ecco. Grazie. Yes, unfortunately I don't know, maybe we are entering the dark ages, huh? I grew up in communism, well, social democracy under Tito. Religion and the state was very, very separated. Then we had the war, the Balkan Wars, we had nationalism, rise of nationalism, rise of religion, and all of a sudden everybody, and here I talk about ex-Yugoslavia, everybody became either Orthodox or Catholic or Muslim. So, yes, it is a phenomena, and of course this phenomena, unfortunately, it is poisoning our lives, and most importantly, poisoning our intelligence. I don't know, I'm not sure that I understood your question. It was more like a comment. Yeah. I agree, but me, I'm very positive. I will answer like this. Me, I'm very positive, because after Dark Ages, Renaissance comes. Sì, effettivamente è così, sfortunatamente. Forse stiamo vivendo un nuovo periodo del Medioevo, dell'oscurantismo. E io sono cresciuta nel periodo della socialdemocrazia, del comunismo, con Tito, appunto, che aveva separato in maniera netta il potere dello Stato e quello religioso. Dopodiché ci sono stati
tutti gli eventi che conosciamo, c'è stata la guerra, ci sono state le guerre, c'è stata l'ascesa di questo forte nazionalismo, ed attualmente nei paesi appartenenti all'ex Jugoslavia, attualmente appunto o si è ortodossi o si è cattolici o altrimenti si è musulmani. Questa è una situazione che sta avvelenando sfortunatamente le nostre vite e soprattutto sta avvelenando la nostra intelligenza. Ma per chiudere posso dirvi che io sono positiva, perché dopo il Medioevo c'è il Rinascimento. Allora, grazie a Teona. Teona resta qui perché fa parte della giuria. Ora, prego, no, l'applauso, non volevo bloccarlo.